La vittoria nel derby forse non avrebbe cambiato la storia di questo campionato, assolutamente particolare per i colori biancazzurri, senza dubbio indecifrabile, insomma all'insegna dell'irrazionalità, della serie chi ci capisce è bravo. Una cosa è certa, se nell'ultimo mese e mezzo il Pescara avesse giocato con la stessa vis pugnandi mostrata nella sfida appena consegnata agli archivi, staremmo a fare senza dubbio altri discorsi, senza poi considerare la marea di punti persi nel girone di ritorno contro squadre di piccolo cabotaggio su tutte Juve Stabia e Regina, già retrocesse, che in due confronti hanno strappato per soli demeriti biancazzurri 5 punti su 6 a disposizione. Con i se e i ma non si fa, è vero, la storia. Purtuttavia, da una simile esperienza è opportuno trarre i dovuti insegnamenti. Inutile dunque rimuginare su quello che avrebbe potuto e dovuto essere e non è stato. Sarà questo punto rifondazione? Molto dipenderà dalla guida tecnica, ovvero la priorità da affrontare. Zeman sarebbe l'ideale, soprattutto la garanzia assoluta per un discorso che mai come il prossimo anno, meno contributi e dunque meno entrate, non potrà prescindere dalla linea verde. Sebastiani è stato chiaro, in questo momento non c'è nulla, solo chiacchiere. Del resto il boemo ha ricevuto un'offerta interessante dal Bologna e si è già incontrato con i dirigenti del club felsineo. Insomma, in questo caso si rischia di fare solo consumo di parole. La vera notizia sarebbe il sì di Zeman e non il tentativo che si perpetua ormai da mesi di convincerlo. Di qui l'interrogativo. Ma è proprio difficile per questo ambiente pensare di fare calcio anche senza il tecnico boemo? Con tutto il rispetto e l'ammirazione appunto per Zeman, noi pensiamo che questa dipendenza debba terminare una volta per tutte. Intanto c'è un finale di stagione da onorare nel migliore dei modi. A Padova domani contro una formazione virtualmente spacciata, Serse Cosmi, la cui conferma non sembra così peregrina, potrebbe anche decidere, i presupposti non mancano, di lanciare dal primo minuto il ghanese Selasi, classe 96, nel ruolo di regista lasciato scoperto dal grave infortunio di Gaston Brugman.